Allora, facciamo vedere per bene. Questi sono i reati che denunciamo oggi alla solita masnada di delinquenti che... Alla solita masnada di delinquenti. In questo caso i delinquenti sono il signor Oscar Luigi Scalfaro, il signor Massimo D'Alema, il signor Oliverio Di Liberto e quant'altri. Ma niente, è morto, è sempre un delinquente uguale. Lo perseguiamo uno solo, ma è morto e un sanguinario oltretutto, perché lui in una situazione in cui poteva... Andava a dare il colpo di grazia alla gente. No, il colpo di grazia no, perché era magistrato, condannò, fece condannare a morte... Fatti servire che ci abbiamo le foto. No. Se ti dico che andava a dare il colpo di grazia... Non poteva darlo perché era magistrato. No, dopo è diventato magistrato, nel 44-45 andava a dare il colpo di grazia. Vabbè, non è possibile. Quindi te lo nego. Vabbè, poi lo vediamo. Era magistrato anche nel 44, nel 45, pur essendo stato magistrato della Repubblica Sociale Italiana, lo vediamo fece dopo. Condannare a morte delle persone, dei poliziotti e soprattutto un prefetto, capito? E ben sapendo che erano innocenti. Lo sappiamo. Come ampiamente dimostrato. Questa è una fase successiva. Prima Gianpaolo ha fatto anche Pansa, quello che ti ho detto io. Non poteva fare. Poi te lo spiego. Allora, andiamo avanti. Questi signori sono, denunciati per essere rinviati a giudizio, fra l'altro, oltre che per abuso d'ufficio, omissione di atti ufficio, ma per vilipendio di cadavere, distruzione e soppressione di cadavere, uso illegittimo di cadavere, oltre a strage, eccetera, eccetera, eccetera. Falso, truffa, furto. Ma quello che strage è importante. È certo che è importante. Non va in prescrizione. Ah no, assolutamente. Eh no. Allora, vediamo, ecco perché ci ho messo anche Luigi Scalfaro, perché anche lui ha partecipato, poi se nel frattempo è morto sarà depennato, ma comunque anche lui ha partecipato. E allora, i signori, va detto, articolo 2 della Costituzione, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, sia per l'uomo sia nelle formazioni esattamente. Sociali. Articolo 13, la libertà personale è inviolabile, non è ammessa alcuna forma né qualsiasi altra restrizione alla libertà personale. Omissis, è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà. Attenzione a questo concetto, restrizione di libertà. Poi, 21, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola o scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Quale migliore occasione di quello di manifestare il proprio consenso o negazione o all'utilizzo del proprio del corpo? Proprio corpo. 28, la responsabilità dei dipendenti dello Stato è personale, eccetera. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione del giudice nel caso. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. No? Allora, con questa premessa... ormai è palese che è in atto un piano istituzionale per lo sfruttamento della persona in coma, programmaticamente sacrificata allo sviluppo del business e la chirurgia sostitutiva degli organi, macabra espressione della scienza ufficiale, nonché agli interessi della sperimentazione in vivo. È lo Stato che diventa azienda di macellazione e distribuzione di organi, produttore di trapianti e distributore di profitti. È lo Stato che fa leggi ad uso e consumo della sua azienda, Consiglio Superiore di Sanità, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Centro Nazionale di Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Centri Regionali e Interregionali di Trapianti e Smistamento degli Organi, Tessuti, Cellule, Sangue, eccetera, USL, ASL, ospedali, eccetera, eccetera. Un indotto gigantesco con giri multimiliardari di denaro. Va tenuto presente che questa corsa ai trapianti e soprattutto al trapianto cardiaco, e che io ricordo molto bene che nel momento in cui si verificò questa situazione e i costi per i trapianti furono stabiliti a una cifra enorme, ci furono... Quant'è orientativamente il costo guarda, per lo adesso Stato? Adesso in euro non lo so, ma all'epoca si trattava di miliardi. Ogni ospedale aveva creato il suo centro di trapianti, tanto per dirne una, no? Poi adesso la questione si è calmierata, eccetera. Però in quella fase, che mi ricorda la fase dei cercatori d'oro
in America, no? Che dove arrivavano distruggevano, ammazzavano, facevano tutti quello, si ammazzavano tra di loro. In quella fase lì è successo corsa loro, la corsa loro. È finito in fine. Sì, ma orientativamente ogni intervento di prelievo e di trapianto di cuore, quanto può costare? In linea di massima dobbiamo sempre aggirarci sul miliardo vecchie lire, sul miliardo vecchie ogni lire. Intervento. Direi di sì. No, non credo io. Comunque non ha importanza. Ci siamo vicini. No, non ci siamo. Una volta c'era. Ma forse 30-40 anni fa, oggi beh, no. Quando hai cominciato stava su quella comunque, cifra. Allora, ma le cifre sono altre. Andiamo avanti, non devi dire. Un ospedale che fa un ospedale che fa qualche trapianto e deve avere dallo Stato una cifra notevole, che è nettamente superiore a quanto si prende per con un intervento di appendicite, ovviamente. No? Adesso uno basta che lo vada a chiedere. All'inizio era un grande casino. Allora, la legge 91, che è quella che qui esaminiamo, del 1 aprile 99, prevede l'emanazione del decreto attuativo per indicare termini, forme e modalità per le notifiche delle ASL a ciascun cittadino per la dichiarazione di volontà. Tale decreto non è stato ammesso dal Ministro, per cui ha annullato l'articolo 4 e sopravanzano le disposizioni transitorie, che poi qui esaminiamo. In sintesi, il diritto di opposizione della persona per iscritto o, per chi non si è espresso, diritto di opposizione dei familiari. Infatti, dopo l'emanazione del decreto attuativo, chi non presenterà un'opposizione all'ASL sarà considerato donatore e la famiglia perderà il diritto di opposizione. Cioè, a questa follia di sottrazione del diritto dell'espressione della volontà è una cosa concetto folle. Del silenzio, attenzione, tanto per chiarire i concetti, il concetto del silenzio assenso è un concetto infame. Perché? Perché è stato creato semplicemente per la pubblica amministrazione, non per il cittadino. Il cittadino non è reciproca la cosa, non può essere reciproca. Eppure, per mille motivi non entriamo troppo in dettaglio. Il cittadino fa una domanda di qualsiasi tipo, no? La pubblica amministrazione per qualsiasi ragione non ti risponde in tempo utile, il cittadino è autorizzato a fare quello del cazzo. Ma perché? Perché si ritiene che la pubblica amministrazione abbia conoscenza, capacità, risorse, mezzi e quant'altro per poter risponderti, e se non ti risponde vuol dire che gli sta bene, mentre il cittadino non conosce il contesto, non è informato, non sa nulla di niente e non sa neanche che deve risponderti. Come cazzo fa a rispondere? E men che meno i giovani destinati a essere espiantati. Ma allora andiamo avanti. Tale schedatura basata sul silenzio assenso è pericolosissima, è comunque preferibile all'attuale liberalizzazione di qualunque forma di dichiarazione promossa dall'ingannevole decreto ministeriale Bindi dell'8 aprile 2000, temporaneo e controlegge, che ha aperto a forme di inganno presso associazioni pro trapianto, ospedali, ASL, anagrafi, nonché il foglio libero falsificabile, eccetera eccetera. Quindi su questo impianto di legge sicuramente hanno cominciato a proliferare associazioni. Eccolo qua, andiamo avanti, non interrompere. Sotto l'egida. Non interrompere, esaminiamo la questione. Da non sottovalutare nuove figure stipendiate, i cosiddetti volontari pagati da associazioni trapiantistiche sguinzagliate nelle scuole, caserme, carceri, per condizionare all'accettazione della morte cerebrale dichiarata a cuore battente. Il successivo decreto dell'11 aprile 2008, e qui non esaminiamo, dell'ex ministra Livia Turco, facilita i protocolli di morte cerebrale imponendo indagini cerebrali invasive e dannose, riducendo anche per i neonati e i bambini a 6 ore il periodo di osservazione con soli 2 controlli. Surrettizialmente e illegalmente viene praticata a persone con attacco cardiaco la preparazione immediata ai fini dell'espianto di reni, fegati, eccetera. Quindi a cuore non battente ma cervello vivo, non heart beating donor. Persone a cui si nega la resuscitation cardiopolmonare, che è quella è dovuta di legge a chiunque. Comunque andiamo a analizzare. L'articolo 2 della legge appunto di 91 del 99 dice: il Ministro della Sanità, d'intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione, dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica, eccetera, eccetera, promuove nel rispetto di una libera e consapevole scelta iniziative di informazione diretta a diffondere tra i cittadini a) la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché della legge 29 dicembre 93 578, che è quella originaria, e del decreto del Ministro della Sanità del 22 agosto del 94 582, che è, diciamo, surrettizia a quella precedente.
B, la conoscenza di stili di vita utili a prevenire le emergenze di patologie che possono richiedere eccetera eccetera, UMISIS, comma 2, tutte le regioni, le aziende, le unità sanitarie locali, le collaborazioni dei centri regionali o interregionali per i trapianti di cui articolo 10 con i coordinatori locali di cui articolo 12 adottano iniziative volte a B, diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti di organi e di tessuti anche avvalendosi dell'attività svolta dai medici di medicina generale. Poi articolo, tralascio l'articolo 3. Quanta gente viene coinvolta in questo business? Ah, ecco, si potrebbe fare una piccola indagine in rete per vedere quante associazioni, come sono dislocate sul territorio, che cosa fanno, cosa dicono, cosa promettono, eccetera, eccetera. Comma 1, dichiarazione di volontà in ordine alla donazione. Comma 1, entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge e dal decreto del Ministro della Sanità di cui l'articolo 5, comma 1, i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte. E sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del predetto articolo. Ma quando cazzo ci hanno comunicato queste cose? No, ma è criminale come principio. Ah, assolutamente, ma poi bisogna che qualcuno abbia la certezza che a tutta la popolazione è stata comunque comunicata, il che non è proprio stato fatto, nulla è stato fatto. Aspetta, poi comma 5, vabbè, lasciamo stare tutta la parte. Lasciamo stare la parte qua e andiamo oltre. L'articolo 5, comma 1, lettera B, le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui la lettera sia stata effettivamente notificata. Dovevano fare anche la verifica, oltre alla comunicazione, all'informazione, anche la verifica che tutti avevano aderito. Per esempio, in questi giorni ci chiedono di pagare il canone RAI, ma la RAI nell'anno passato, se andiamo a cercare, ha fatto qualche trasmissione. 19 minuti, non interrompere. No, 9 minuti. Allora, qualche trasmissione in ordine a questo argomento? No, niente, zero. Andiamolo a cercare, provo a cercarlo quello, io, vediamo che cioè, cosa fanno fatto. La pubblicità per gli enti assistenziali farlocchi, tipo Save the Children, tipo Operation Smile e cazzate del genere, che noi sappiamo bene da chi sono controllate. Esatto, da chi sono inventate e a quali fine di lucro sono speculazioni, servono. Vere e proprie speculazioni. Qua invece con parliamo il trapianto degli organi. Qui parliamo di sopravvivenza in vita, che è uno dei poi lo vediamo. Comma D, sempre dell'articolo 5, cioè articolo 5, comma 1, lettera D, la modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volontà di ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione di volontà. Sollecitati periodicamente addirittura! Ma di chi? Di chi? Ma quando? Anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale e anche gli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità. E adesso effettivamente questa fase terminale di questa cosa qui degli uffici anagrafe effettivamente funziona, perché sulla carta d'identità adesso finalmente c'è scritto donatore o non donatore, ma solo per quelli che chiedono la carta d'identità. Ma quando uno va a chiedere la carta d'identità allo sportello lo pongono di fronte a questa questione? Quasi no. E quindi sulla carta d'identità che cosa viene scritto? Gli di cazzo, doni o non doni, lì per lì, o doni o non doni, nel giro di 10 secondi devi decidere. Allora calcola che il modulo che viene usato per richiedere la carta d'identità riporta calcola che il 99% delle persone a cui viene chiesto se dona o non dona, se crede che una donazione di 10 euro a favore di questo, di quello, il livello potrebbe anche essere. No, è questo. Ma aspetta, articolo 5, comma 1, lettera E. I termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa. Ti hanno pure spiegato come modificare, perché tu puoi essere d'accordo prima e non più d'accordo dopo. Puoi anche ripensarci. No. L'articolo, la lettera F, le modalità di conservazione dei dati relativi a donatori e soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non donatori presso le aziende di unità sanitarie locali, nonché di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali. Nulla di questo è stato fatto. Punto, l'articolo 5, comma 1, lettera G, la modalità di trasmissione dei dati relativi ai donatori e ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non donatori dalle aziende, unità sanitarie locali, al centro nazionale dei trapianti, ai centri regionali e interregionali per i trapianti e alla struttura dei prelievi. Cioè questa è un'altra operazione che devono fare e che non hanno fatto.
Lettera H, la modalità attraverso le quali i comuni trasmettono alle aziende unità sanitarie locali relativi ai residenti. Questo non lo so. Ma quale modalità? Ma questo vabbè, cosa trasmette? Articolo 12, comma 2, lettera D. I coordinatori locali provvedono, secondo le modalità stabilite dalle regioni, ad organizzare attività di formazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio nazionale di competenza. Cioè, hanno riempito il testo della legge di mere intenzioni. Pure illusioni. Cioè non hanno fatto un cazzo di niente. Articolo 23, comma 4. Sta cosa non il ministro della Sanità, nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data dell'articolo di cui è l'articolo 28, comma 2, promuove una campagna straordinaria di informazione sui trapianti secondo la modalità prevista dall'articolo 2, comma 1. Vabbè, quello sarà stato messo per creare una spesa da parte del ministero, perché già si sapeva chi avrebbe prodotto. Questa è la mia dichiarazione. Noi sottofirmatari della presente denuncia in questi quasi 16 anni intercorsi dall'emanazione della legge del 91-99 non siamo mai stati informati in nessun modo, come del resto l'assoluta maggioranza dei cittadini italiani, sulla necessità di esprimere formalmente un consenso o un diniego in merito alla ineludibile necessità di regolamentare tale delicato aspetto della vita che coinvolge molti gradi di sensibilità e di settori di interazione e di interrelazione coinvolgenti l'intimità, la personalità, la socialità, i rapporti pubblici dell'individuo, i rapporti privati, i rapporti istituzionali. Tutto questo andrebbe interamente rivisto ripartendo dall'espressione di volontà certa e generalizzata di tutti i cittadini riguardo alla volontà di diventare donatori di organi post morte. E comunque, tralasciando i pii desideri, ma solo attenendoci alla situazione attuale, contrariamente a quanto evidenziato più sopra, è stabilito dalla legge 91 degli articoli 2.1a, 2.2b, c, 4.1.2, 5.1a, b, c, d, e, f, g, h, 12.2, d, 23.4. Ecco, nulla o in maniera del tutto insignificante a tutt'oggi risulta essere stato realizzato in merito all'interrogabile vincolante campagna informativa e formativa della volontà dei cittadini italiani stabilita dalla legge 91 analoga. E inoltre, invocare la regola del silenzio assenso, come in alcune parti della legge è dichiarato in merito ai diritti di ordine naturale ed assoluti, come quello della vita e della morte, è del tutto folle, illegale, illegittimo, oltre che incostituzionale, come ribadito più volte dall'articolo 2, 13, 21, 28, 32 della Costituzione. Qui si decide i diritti originari, personalissimi, intrasmissibili, innati, inalienabili. Cioè questo per legge lo Stato non può dire un cazzo, perché ciascuno di noi è detentore assoluto di dei diritti lì. Almeno a noi è lasciato un minimo di autodeterminazione. Almeno sulla morte. Almeno questo. Questo, in quanto questi diritti prescindono da qualsiasi riconoscimento giuridico e in quanto tali non possono essere trasferiti da altri soggetti, neppure allo Stato, senza una particolare, precisa, chiara, trasparente e generalizzata procedura, cosa che la rudimentale, grossolana e grezza legge dell'altrettanto sua vuota e incapace applicazione proprio non solo non appare realizzato, ma addirittura ha violato vari articoli della Costituzione come sopra evidenziato, contrastando palesemente col dettato costituzionale e di fatto inapplicabile se non si porrà rimedio al malfatto. E in quanto non informati ci riteniamo truffati, raggirati, defraudati, rapinati dei diritti che solo a noi autonomamente in piena consapevolezza e responsabilità avremmo potuto spontaneamente concedere se lo avessimo ritenuto consono le nostre convinzioni. Questo purtroppo a tutt'oggi non è accaduto e al contrario sta continuando incredibilmente questa sottrazione di diritto generalizzata. Nulla di quanto richiamato nel testo della legge in merito alla campagna informativa da mettere in atto da parte di numerosi soggetti istituzionali è stato realizzato nel corso di questi lunghi 16 anni. Considerazione: in contrasto con la legge specifica 91-99, articolo 5, che obbliga un decreto attuativo con 10 direttive, si è sviluppato un accordo tra CNT, Ministero ed ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, per fare incetta presso l'anagrafe di donazioni disinformate col pretesto del rinnovo della carta d'identità. Anche questo sta avvenendo. Più che mai oggi riteniamo sia necessaria preventiva opposizione scritta, concretamente la carta vita dichiarazione autografa da noi diffusa da portare unita alla carta d'identità. Solo il no di tutti fermerà questo crimine, perché la classe dirigente non ammette mai le sue colpe. Occorrono azioni diffuse di autodifesa, quale questa denuncia è. Tutto ciò premesso, chiediamo la condanna, eccetera, eccetera. Esattamente. Ecco, cioè qui siamo oramai al vilipendio del non solo del senso dello Stato, che è sanzionato verso i cittadini, ma non è sanzionato dagli organi dello Stato verso se stesso. E questa è un'altra sperequazione fatta in danno del cittadino, perché il cittadino, quando
vilipende una istituzione dello Stato viene condannato e quando lo Stato vilipende il cittadino non fa sapere al contadino quanto è buono il formaggio con le pere. Capito? Al villan non far sapere quanto è buono il formaggio, bravo, c'hai ragione. Però il discorso è questo, il concetto è che se vogliamo uno Stato di diritto e uno Stato laico e uno Stato evoluto, onesto, leale, democratico, libero davvero, occorre che lo Stato diventi finalmente un pari grado del cittadino e non il sovrano, perché se andiamo avanti così sempre più ritornerà ad essere sovrano e inconfutabile, acriticabile, e viceversa il cittadino avrà oramai la funzione di servo della gleba di loro signori, eccolo, ciao a tutti. Possiamo chiudere? Sì. Salutiamo. Ciao.